quanto riguarda le criticità, il professore l'ha illustrata, diciamo, magnificamente in sintesi, quelle che sono sia quelle di tipo urbanistico, quelle tecniche, quelle del percorso procedurale per giungere al PUC che oggi, del quale oggi stiamo parlando. Per quanto riguarda noi come associazioni, più di metterci a disposizione come stiamo facendo per i cittadini, per raccogliere e dare un aiuto a predisporre le osservazioni, perché l'unica strada che si può portare avanti istituzionale per modificare o cercare di modificare qualcosa sono le osservazioni. Ogni cittadino può presentare osservazioni, sia se si ritiene, come dire, defraudato di un diritto, sia anche osservazioni di tipo tecnico relativamente alla criticità che vale evidenziare, proponendo eventualmente delle soluzioni alternative o dando, come dire, dei suggerimenti all'amministrazione. Oggi la strada può essere solo e esclusivamente questa, le osservazioni. Fino al 13 gennaio c'è tempo per presentarlo. Alla data del 13 gennaio l'amministrazione prenderà il cumulo delle osservazioni che saranno pervenute e farà le sue valutazioni insieme al progettista, insieme ai consulenti di piano, per capire se e cosa debba essere aggiustato di questo che voglia essere aggiustato. Sono scelte sicuramente politiche sulla base di considerazioni tecniche. Il discorso è semplice: fino adesso il dialogo non c'è stato per una serie di motivi che possono essere validi o non validi. Io questo, diciamo, non lo voglio assolutamente sindacare, ma il dialogo ad oggi non c'è stato. Oggi l'amministrazione ha di fatto, con le parole del sindaco e dell'assessore, dato un margine dicendo che c'è lo spazio per le osservazioni saranno per legge e non posso che essere sicuro di questo, valutate una per una. E sulla base di quello che arriverà come osservazione da parte di noi, tocca a noi questo. Noi siamo stati tagliati fuori nella prima fase per una serie di motivi. Oggi abbiamo uno strumento di osservazione che è l'unico, ripeto, che può consentire gli aggiustamenti dovuti a questo piano urbanistico. Per cui, una volta presentate le osservazioni, al 13 gennaio si chiederà questa finestra normativa per la presentazione delle osservazioni, poi l'amministrazione farà le sue valutazioni tecniche e politica per tutte quelle modifiche che ritenga necessarie, opportune e motivate dalla richiesta e desiderata dei cittadini. Questo è l'unico punto per cui alla fine i nostri incontri possono essere come questo di stasera, come quelli che stiamo facendo, possono essere utili soltanto per sensibilizzare quei cittadini che magari si vedono calare una cosa dall'alto e non sono a conoscenza del fatto che possano essere prodotte delle osservazioni, per invogliarle a dire: signori, guardate, c'è per legge un diritto che è quello di presentare le osservazioni, usatelo e vediamo che cosa viene fuori poi da parte dell'amministrazione. Io non penso, ripeto, le parole del sindaco l'altro giorno sono state chiare e pubbliche: presentate le osservazioni, quelle che potranno essere accolte verranno accolte e verranno fatte le opportune correzioni in questo punto. Per cui aspettiamo gli eventi predisponendo quelle che sono le osservazioni nei modi e nei termini che prevede.